Termina senza sconfitte l'avventura della Samp nei playoff, superata ai rigori dalla Legnago Salus. Dopo aver subito a freddo il vantaggio, i veneti rossoblù hanno faticato contro una squadra molto compatta che si presentava a Riviera Forte, la seconda difesa della categoria. Il pari di Divicino a 2 minuti al termine allunga a 32 le partite senza sconfitte della squadra di Palladini, ma poi i rigori condannano la Samp. Le due squadre si presentavano a Riviera senza due giocatori importanti per parte. Il tecnico rosso-blu doveva rinunciare a Cartiere e Carpani squalificati e doveva ridisegnare il centrocampo spostando Ianni vicino a Cucù e Oretti. Grazie all'innesto del recuperato Mengo, che torna in difesa con Marini davanti a Di Vincenzo tra i pali, Bordi e Nicolosi sono gli esterni di difesa, con Di Vicino dietro le due punte, Pazzi al rientro dopo la squalifica e Napolano. Orecchia, il tecnico della Legnago, deve rinunciare ai difensori Friggi e Vezzù e presenta un 4-2-3-1 con Pinzani in porta, De Col, Baggio, Giacomazzi e Trevisani in difesa, Guardigli e Segato in mediana e Pigaini, Franza e Valente ad innescare Correzzo la unica punta. La Samp parte col piede sull'acceleratore, ma passano 58 secondi e Legnago colpisce subito in contropiede con Correzzola, che in area dribbla Di Vincenzo dopo aver ricevuto la Franza e deposita nella porta sguarnita. Si mette subito in salita per la squadra di Palladini, che ci prova con due conclusioni da lontano di Napolano e Pazzi al secondo e al terzo, che non inquadrano lo specchio della porta. I veneti tentano di contenere la reazione rossoblu cercando di avanzare il baricentro facendo girare palla, ma per poco la Samp non colpisce di rimessa al sesto con Pazzi, che prova a sorprendere prendere Pinzan fuori dai pali, ma il pallonetto è debole e l'estremo difensore del Legnago blocca senza difficoltà. La gara è piacevole, la Samp insiste, al 14esimo è dubbia la segnalazione dell'assistente La Notte di Barletta, che ferma Pazzi solo davanti a Pinzan. Vede bene invece il direttore di gara Serra di Torino al 17esimo, in collaborazione con l'altro assistente Torre di Chieti, che lasciano proseguire Correzzola, che è partito in posizione regolare, si fa però recuperare da Bordi e l'azione sfuma. Il Legnago abbassa il ritmo, la Samp fatica a recuperare palla e al 23esimo Pazzi viene di nuovo fermato per una dubbia posizione regolare solo davanti a Pinzan. Si rivede in avanti la squadra veneta al 26esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione alla tre quarti. Trevisani scarica il sinistro, Di Vincenzo respinge con i pugni. È solo una fiammata, la Samp diventa pian piano padrona del campo e al 33esimo va vicinissima al pari con Napolano, che tocca al volo un cross dalla destra. Pinzan riesce a metterci una pezza salvando la propria porta. La Samp vuole il pari, ma spreca due buone occasioni nel giro di un minuto, prima con Marini, che in piena area raccoglie una punizione di Napolano ma mette a lato, e poi con Pazzi, che stavolta parte in posizione regolare ma scarica il suo destro sul fondo. Al 39esimo Cucù colpisce di testa su cross di Nicolosi, ma il pallone carambola su un difensore veneto e finisce docile tra le braccia di Pinzan. La prima frazione si chiude con la Samp che, pur tutta riversata nella metà campo del Legnago, non riesce a creare altre nitide palle gol. Al ritorno in campo dopo l'intervallo il copione riprende identico al primo tempo e già dopo un minuto e mezzo Pazzi arriva con un istante di ritardo sul pallone messo in mezzo a Nicolosi e prova a correggere in tuffo aiutandosi con una mano, rimedia però soltanto un cartellino giallo. Rischia grosso per due volte intorno al sesto la squadra dei Palladini, prima con Mengo che rischia l'autorete, poi sugli sviluppi del tiro seguente dalla bandierina Correzzo la trova lo spazio per la girata in area di rigore, ma va ad incocciare il palo alla sinistra di Di Vincenzo. Al 55esimo Palladini richiama Oretti per la vivacità di Puglia, la Samp continua a spingere, il Legnago va in difficoltà e al 59esimo Pazzi trova anche la via della rete dopo un'insistita azione di Vicino, ma viene pescato ancora in fuorigioco da Serra di Torino, che annulla. Veementi proteste rosso-blu e a farne le spese a Nicolosi, che si vede sventolare sotto il naso il cartellino rosso. Al 64esimo rischiano ancora i rossoblu con Correzzola, che parte di nuovo in posizione regolare ma poi davanti a Di Vincenzo conclude sul fondo. Un minuto dopo Pazzi cerca il destragiro ma manda fuori di poco, ed un minuto più tardi resta in 10 anche il Legnago quando Valente, ammonito, ferma con un intervento dietro la ripartenza di Mengo. La Samp rischia ancora, al 70esimo la punizione di Segato viene corretta in porta dalla deviazione di testa di Baggio, la traiettoria che ne esce si infrange prima sul palo e poi sbatte sulla traversa prima che venga allontanata da Di Vincenzo prima di varcare la linea di porta. La Samp non trova spazi e il Legnago è bravo a far girare il pallone, dimostrando ottima organizzazione di gioco. Le azioni rosso-blu sono confuse e al 74esimo i ragazzi di Palladini restano in 9 per l'ingenuità commessa a Cucù, che stende Franza sulla tre quarti. La Samp continua a spingere contro il muro veneto, ma all'80esimo Marini e Mengo non riescono da pochi passi a spingere il pallone in rete. All'82esimo la Samp resta addirittura in 8 quando Puglia, dopo aver saltato Acca, finisce a terra in area di rigore per Serra ed il suo collaboratore e simulazione. Puglia, già ammonito, finisce anche lui sotto la doccia.
Il Riviera diventa una bolgia, Palladini si infuria e viene espulso, ma non è certo il carattere che manca i rossolù, che continuano a provarci scoprendosi ovviamente ai contropiedi dei ragazzi di Orecchia, che sprecano molto e poi vengono puniti all'88esimo quando Napolano affonda e viene steso ai 25 metri. La punizione di Di Vicino è velenosa, Pinzan tenta la presa, la sfera gli sfugge e si insacca alle sue spalle nel tripudio del Riviera per un pareggio arrivato proprio sul filo di lana. Poi i rossoblù giocano ad amministrare fino al fischio finale di Serra, che rimanda alla lotteria dei rigori il verdetto. La sequenza ai tiri al dischetto vede le reti di Di Vicino e Segato, prima è l'errore di Voinea che si fa parare il tiro da Pinzan, poi segnano Guardigli e Pazzi, mentre l'errore di Hachka che mette fuori pareggia i conti. Il tiro successivo è affidato a Napolano, che calcia bene ma manda il pallone a stamparsi sull'incrocio dei pali. L'errore è decisivo perché poi segnano Zerbato e Mengo prima del tiro conclusivo di Baggio, che spiazza Di Vincenzo e sancisce la vittoria del Legnago. Complimenti quindi ai veneti che approdano in semifinale. Il Riviera applaude comunque i giocatori della Samb che escono dai playoff a testa alta dopo una gara in cui sicuramente si è sentita l'assenza delle geometrie di Carteri, ma per i tifosi e la società rossoblu questa resta senz'altro una stagione da incorniciare.